Nei capelli si trova un pigmento chiamato melanina. Esso esiste in due tipi, uno responsabile del colore bruno-nero e l'altro del colore biondo-rossastro. Tutta la gamma di colori dei capelli umani è il risultato dei diversi mix di questi tipi di melanina. Questi due tipi di melanina sono prodotti nei follicoli piliferi e nelle cellule della pelle, e questo per mezzo di due diversi enzimi. In funzione della predisposizione genetica delle diverse persone, questi enzimi sono prodotti in quantità differenti. Una proteina codificata da un gene situato sul cromosoma numero 3 è responsabile della proporzione tra i due enzimi. Questa determina la quantità dei pigmenti da produrre e quindi il colore dei capelli. I capelli grigi appaiono quando, con l'età avanzata, le cellule che producono questi pigmenti spariscono e con loro la produzione di melanina.